Pasqua 25 aprile e adesso il 1° maggio, una primavera all'insegna della ripartenza per la città di Bassano. Bassano si prepara a un weekend di festa. Sì, certamente sì. Oggi sta partendo lentamente, ma speriamo che domani il tempo tenga e poi la festa dei lavoratori, allora bene così. In questi ultimi periodi diciamo che Bassano sta un po' ritornando su, c'è gente che viene anche da fuori, e ci sono già turisti tedeschi, esempio, anche da altre zone, e vedo tanta gente da fuori, più che i bassanesi. Cosa comprano i turisti? I turisti comprano asparagi, chi riesce a portarli a casa, che è comodo di portarli, altrimenti si prendono le fragole, e qualche mandarancio ancora. Tantissimi turisti in città, ma anche tanti bassanesi pronti a un weekend di festa. Siamo appena arrivati, il ponte, poi vedere anche il castello, il museo degli alpini. Fino a stasera abbiamo tutta una giornata, non c'è per problema di tempo, ecco. Siamo arrivati, quindi abbiamo appena visto il ponte, quindi adesso facciamo un po' una passeggiata qua attorno, insomma. Ha organizzato tutto lei, quindi... Sì, allora in realtà l'idea è di vedere un po' tutta la città e poi fermarci anche al museo di Ruth Orkin, che c'è la mostra fotografia, volevamo fare una capatina. Veniamo dalla Lombardia, da Milano, siamo appena arrivati, per cui stiamo iniziando ad ambientarci un po' a Bassano e adesso giriamo un po', poi fra poco mangeremo i cicchetti e vediamo poi che cosa ci riserva la giornata. Veniamo dal Belgio, facciamo un giro qua in Bassano per vedere un poco la... Le piace Bassano? Sì. Cosa le piace? Ma il vecchio ponte sicuro, le piazzette, è molto bella la città. E se i turisti passeggeranno tra i simboli della città, vediamo cosa faranno i bassanesi in questo giorno di festa. E andiamo a camminare, intanto la mattina prendiamo il caffè in centro. Siamo bassanesi, perciò veniamo a Bassano. E su a Pove, sul Cornon si chiama. È una gita annuale, 1° maggio. A casa o a fare un giretto, niente di più? A casa, a zappare l'orto.